Ciao, qui li prendi e davanti a me c'è una valigetta del contenuto top secret che si trovava al Burger King nel 1998, la bellezza di 20 anni fa. Conteneva i giocattoli di Men in Black, in particolare non quelli del film del 97, ma tratti dalla serie animata che uscì l'anno dopo. E anche se qui in Italia non ebbe grossa fortuna, in realtà fu molto apprezzata, durò ben 4 stagioni e poteva vantare doppiatori d'eccellenza come Vincent D'Onofrio e Tony Shalhoub direttamente dal cast del film. Nonostante il soggetto potesse dare spunti divertentissimi, per qualche motivo non ci fu una fortunata serie di giocattoli tratta da questo cartone animato, come fu ad esempio invece per i Ghostbusters. Quindi quelli che troveremo in questa valigetta sono tutto ciò che abbiamo a disposizione. Iniziamo con due alieni, questo è Mikey, quello che all'inizio del film cercava di intrufolarsi attraverso la frontiera degli Stati Uniti insieme a qualche sprovveduto messicano. Salutiamo Donald Trump. Lo riconosciamo da questa grossa struttura sulla schiena, i suoi piedoni ed anche le narici allungate qua sul muso. Ed anche questo brutto alieno rosso viene dal film, ma si vedeva solamente marginalmente. C'era una coppietta di alieni che sembravano madre e figlio, forse. In realtà, però, questi due sono solamente travestimenti che servono a camuffare i nostri due agenti preferiti. Qua vediamo nascosto qui dietro l'agente K, il veterano che nel film era interpretato da Tommy Lee Jones, mentre qui vediamo l'agente J, che nel film era interpretato da Will Smith. Tirarli fuori di qui sarà un pochino impegnativo. Escono completamente inzaccherati, ma in realtà questo slime in plastica flessibile possiamo rimuoverlo senza difficoltà. Ecco così liberi i nostri due Men in Black, che a quanto si racconta sarebbero agenti segreti del governo degli Stati Uniti che si occupano di nascondere le prove dell'esistenza degli alieni, e secondo il film anche di regolare la convivenza tra noi umani e quelle misteriose specie che arrivano da altri pianeti. In realtà il racconto più vecchio sui Men in Black risale al 1947, quando, a quanto dice Harold Dahl, durante una gita in barca con la famiglia vide 6 UFO depositare delle scorie. Dice che il giorno dopo ricevette una visita da parte di un omone con un abito nero che li invitò a colazione e gli raccontò egli stesso di quanto avevano visto il giorno prima, ma concluse il racconto con la velata minaccia di tutti i pericoli che lui e la famiglia avrebbero incontrato se mai avesse osato raccontare l'accaduto ad altre persone. Ma quali alieni? Questi sono i nostri cugini Franco e Ciccio che sono venuti a trovarci per le vacanze di Pasqua e comunque se ne stavano andando via. E abbiamo poi due set sulla Ford Super Schifo Deluxe, la Ford POS come era chiamata in lingua originale, con un'espressione che non tradurrò qui. Apparentemente una noiosa berlina nera, ma che si trasforma in una specie di velocissimo razzo quando è necessario. Le ruotine che vediamo qua di fianco sono finte, ma in realtà sotto ci sono quelle funzionanti che corrono anche piuttosto bene. Nel primo set con la nostra Ford Super Schifo troviamo anche una lunga pista rossa con tanto di giro della morte, e lungo la pista hanno scolpito mostri alieni di ogni tipo. Qui vedo una palla dell'occhio, tentacoli, e qui addirittura un bidone dell'immondizia rovesciato. Da questa parte invece vediamo proprio un condotto fognario, niente male, e qui delle zanne. Questo qui sarà il nostro lanciamacchinine, che è una bella citazione dal film. Tra i due sedili anteriori vediamo infatti questo bottone rosso, e l'agente K intima l'agente J di non premerlo perché ha poteri devastanti, infatti sarà proprio lui a trasformare l'auto in un razzo. Allora, incastriamo la nostra Ford sul lanciamacchinine e premiamo il bottone rosso. L'altra automobilina si distingue per il colore del parabrezza e dei reattori qua dietro, che danno un pochino più sul viola, anche se si vede poco qui in video. Mi piace molto questo colore. Poi abbiamo il lanciamacchinine, che è identico a prima, ma cambia anche qui il colore della rampa, che è viola. Tra l'altro qui sul bottone leggiamo Men in Black, molto bello. E poi abbiamo questo grosso garage, pesantissimo, con la scritta Men in Black sul portone. Come funziona il gioco? Allora, mettiamo qua il garage, incastriamo l'automobilina al lanciamacchinine in questo modo, e ora dobbiamo cercare di sfondare quel portone grigio. Oh, è saltato fuori un mostruoso alieno dal tetto del capannone. Le macchine razzo non esistono, e quello è il garage del mio vicino di casa, pieno zeppo di barattoli di caponata.
E qua abbiamo due versioni dell'agente Z, il capo dei nostri due protagonisti che dalla base dei Men in Black si occupa di regolare la convivenza tra gli umani e gli alieni che vivono segretamente tra di noi. Il suo mestiere è quello di evitare disastri diplomatici intergalattici. Ma questo pupazzetto in realtà ha un segreto: se premo le gambe tra di loro scopriremo che non era Z, ma un alieno che pilota un costume Z e la sua testa si accende di rosso. L'altro invece ha un segreto un tantinello diverso: se premo le gambe tra di loro scoprirò che era di nuovo un alieno che ha un gigantesco occhio rotante al posto della testa. Ricordate di lavare i denti prima di andare a dormire o dovrete fare i conti con i miei igienisti dentali. Nei prossimi due set troviamo dei veri e propri dischi volanti che sorvolano monumenti e grattacieli della città. Questo disco è guidato da un buffissimo alieno azzurro, guardate che labroni e che orecchie, bello. L'altro disco è praticamente identico, cambia il colore e soprattutto è diverso chi lo sta guidando, sembra uno dei tradizionali grigi, parecchio inquietante, ed è verde però. In realtà i dischi volanti sono delle trottole, soffiamo nei buchi che vediamo sul perimetro, all'interno girerà un pesetto e dovremo cercare di bilanciarli sui due monumenti che li accompagnavano, quindi proviamo prima con questo. Vediamo un po', sono diventato blu, ma il nostro disco volante è in equilibrio sul mappamondo. Proviamo anche l'altro. Vediamo un po' con lui. Eccolo lì sul nostro grattacielo. Non c'è nessun disco volante, erano solamente le pizze che ci hanno consegnato per cena. La collezione comprende anche due Worm Guys, quei pigri alienucci dalla forma allungata che si vedono impiegati alla base dei Men in Black nel primo film, In Pausa Caffè. Qui ne abbiamo uno che può articolare le braccia, questo colorito beige, e la sua pancia in realtà una volta era piena zeppa di qualche liquido, e premendo il pancino molle si vedeva il liquido schifoso muoversi tra le budella, però in realtà negli anni si è asciugato. Quest'altro invece, lui è ricco di funzioni, anche lui può articolare le braccia, come vediamo, e soprattutto vediamo qua dietro sulla schiena c'è tutto un bottone. Lui brilla al buio e poi possiamo immergerlo in acqua, premere il bottone e vederlo schizzare. I signori del piano di sotto sono solo venuti a chiedermi se avanzava del pane. E per finire la collezione comprende due accessori che ci permetteranno di diventare veri Men in Black. Abbiamo questo ovetto nero che serve in realtà per distinguere alieni da esseri umani. Basta aprirlo e qui vediamo ovviamente la scritta Men in Black, MIB, e dobbiamo chiedere al sospettato di poggiare un dito qui su questo ellisse nero. Lasciarlo lì per qualche istante, se l'ellisse nero avrà cambiato colore significa che abbiamo a che fare con un alieno. Ops, ok. Questo invece è il famosissimo neuralizzatore, lo abbiamo visto nel film, nel cartone animato e nei vari seguiti, in cui però la lucetta cambiava colore. Lo scopo di questo accessorio è di cancellare parte della memoria dei testimoni, per impedire loro di ricordare quanto abbiano visto, nel caso siano stati davanti a qualche misterioso fenomeno alieno. Qui leggiamo MIB, di nuovo Men in Black, e tutto l'oggetto è splendidamente cromato e metallizzato, riflette tantissimo e non mi perdona nemmeno le impronte digitali. Qui abbiamo una pinzetta nera per metterlo nel taschino, e funziona veramente, dunque possiamo allungarlo in questo modo. E qui vediamo le varie levette che nel film si utilizzano per regolare quanto tempo vogliamo cancellare dalla mente dei testimoni. Giorni, mesi, anni. Purtroppo in questo giocattolino non è possibile cambiare le batterie. Nei 20 anni che ci separano dalla sua uscita, queste si sono scaricate e in sostanza non funziona più.